Can't get my mind away from thoughts of you. 2 weeks ago today, you were just the girl I drew. And now I think it's time that we decide love is our friends and we will be fools not to fight. Buongiorno, oggi vi parleremo della cagna gravida. Dal momento del concepimento fino alla gravidanza passa un periodo di tempo variabile di più o meno 60-63 giorni. Per fare diagnosi di gravidanza, il proprietario si può affidare a segni esteriori come l'ingrossamento delle mammelle, una certa inquietudine o la produzione di latte. Però per essere certi che la cagna è gravida, bisogna recarsi dal veterinario che eseguirà un'indagine ecografica sulla cagna e, se la gravidanza è ancora all'inizio, potrà vedere le vescicole embrionali e più avanti potrà vedere i feti. Ma per conoscere l'esatto numero di feti non ci si può basare su un esame ecografico, ma bisognerà fare un esame radiologico quando lo scheletro di questi feti è formato, quindi verso il 45esimo giorno d'età. Questo è importante perché al momento del parto sapremo se la cagna ha espulso tutti i cuccioli. Per diminuire il più possibile l'incidenza di patologie durante la gravidanza è importante che la cagna assuma una corretta alimentazione. L'alimento dovrebbe esserle dato 2-3 volte al giorno e verso le 3-4 settimane dopo l'accoppiamento bisognerà passare a un altro tipo di alimento, perché l'utero sarà più grosso, quindi occuperà più spazio in addome, togliendo spazio allo stomaco, quindi l'alimento da darle dovrà essere più calorico e occupare meno spazio nello stomaco. L'alimento perfetto è un alimento per cuccioli, un alimento pappi, che darà il giusto apporto calorico senza occupare troppo spazio. E questo alimento pappi va dato 2-3 volte al giorno e dovrà essere continuato anche durante il periodo di allattamento. È sbagliato dare un'integrazione di calcio durante la gravidanza della cagna, perché un'integrazione di calcio altererà il suo equilibrio calcio-fosforo, quindi durante la lattazione non si avrà abbastanza calcio e si avranno magari problemi di ipocalcemia. In prossimità della data del parto, che può essere calcolata mediante una formula matematica in sede di ecografia, bisognerà misurare tutti i giorni la temperatura della cagna. Quando questa temperatura si abbasserà di un grado, vorrà dire che il parto si svolgerà nelle prossime 24 ore. Durante il parto bisogna lasciare la cagna tranquilla, perché è un evento naturale, non bisogna preoccuparsi, di solito il proprietario sarà soltanto uno spettatore. L'ambiente in cui la cagna dovrà partorire dovrebbe essere caldo, silenzioso e circoscritto, sarebbe perfetto un recinto a terra con magari una base morbida, questo contrasta anche l'ipotermia dei cuccioli perché il recinto tiene tutti più vicini. Il parto può durare anche diverse ore, la cagna è autosufficiente. Quando esce il primo cucciolo, questo sarà avvolto dalla placenta. La cagna romperà la placenta coi denti, la mangerà e poi comincerà a leccare il cucciolo per pulirlo, ma anche per stimolarne la respirazione. Quando la respirazione sarà stimolata, il cucciolo vocalizzerà ed è quindi sarà il momento che si nutra, quindi si attaccherà alla cagna e questo è molto importante anche perché assumerà il colostro che gli darà l'immunità per i primi 2 mesi di vita. Anche durante l'allattamento la cagna va lasciata tranquilla e i cuccioli dovrebbero essere maneggiati da meno persone possibili, perché questo è un grave fattore di stress per la cagna che sta allattando. Grazie per l'attenzione e al prossimo consiglio del tuo veterinario. To the heart.